Oggi 22 aprile a Giulianova si festeggia la Madonna dello Splendore, evento di grande valore spirituale e storico per la cittadina costiera. A causa delle restrizioni portate dal Covid e dalla zona rossa imposta dalla regione al comune, la celebrazione religiosa si è svolta con un programma dedicato. Per l'ostensione la statua della Madonna dello Splendore è stata posizionata sopra un furgone e ha percorso per la prima volta buona parte del comune costiero, compreso le frazioni, con i fedeli che hanno potuto partecipare solo dalle finestre delle proprie case o dai marciapiedi senza creare assembramenti. Ci sembrava doveroso fare il possibile. Abbiamo avuto questa bella idea di poter organizzare un po' l'ostensione dell'immagine della Madonna che potesse girare le strade di tutta la città, perché è la Madonna di tutti i giuliesi, e quindi grazie a Dio siamo riusciti in questo intento. La Madonna dello Splendore ci ricorda lo splendore che viene da Dio, che viene dalla risurrezione di Cristo. È un segno di speranza per tutti noi, è quella luce che nel battesimo abbiamo ricevuto dentro di noi, che siamo chiamati a vivere ogni giorno della nostra vita. La Madonna ci ricorda questo, quindi portare la Madonna per la nostra città significa avere Cristo nel cuore e comunicarlo ai nostri fratelli, quindi è un segno di speranza e di resurrezione per tutti noi. L'idea di voler ripartire naturalmente dopo il Covid, speriamo che si riparte una volta per tutte, e oggi è l'esempio di voler portare la Madonna in tutta Giulianova per far sì che possa pregare per allontanare il Covid. I giuliesi tengono in particolar modo a questa manifestazione così bella e così meravigliosa per i rappresentanti di tutta l'Abruzzo. Siamo in tanti, a parte il Comitato Festa che organizza proprio i festeggiamenti in onore della Madonna dello Splendore il 22 aprile. Adesso per le processioni c'è la Confraternita che lavora tantissimo per organizzare per bene l'ostensione e tutti gli sponsor che collaborano per la manifestazione.